Benvenuti in un nuovo video! Oggi dobbiamo chiudere a fare il primo video recensione di Natale. Da quanto tempo? Da quanto tempo? Ce ne saranno a seguire 9? Sì, 9 video. Quindi stati. Mettetevi comodi che ci sopporterete un bel po' in questo mese di dicembre. Tutti i giorni, se tutto va bene. Ok, devo dire la verità che questo primo assaggio mi spaventa un po' per una sola cosa. Sì. Ok, io direi di iniziare subito, tanto avete visto già i video unboxing di tutti i prodotti, perché qua non me lo vedete perché ci sono i video unboxing. Sì, perché ho mix di tutti gli ordini, i vari ordini che abbiamo fatto. Esatto. Ma comunque se mi vedete bianca, sparaflesciate, che mi sono fatta pure la faccia più scura, ma sono le luci, quindi ci facciamo caso. Quindi caso, questa sezione. Questa è parte qua, sì. Io direi di iniziare dal dolce, anche perché sono comunque in maggioranza, sì. Ok. Iniziamo da questa, una cosa molto easy. Vai. Chocroc. Sorry. Allora, Dark and Hazelnut. Quindi sarebbe fondente. Diciamo che è uno stick ripieno. Vediamo. Sono troppo curioso. C'è il soffiato, torno. Un problema. Oddio, ma quanto è bellino! Forse il più grande. Rio. Ora. C'è proprio quel dolce natalizio, guarda. Vai, spacca. Ehi. Ok. Yeah. Dai. Io avrei preferito al latte. Non è riso soffiato sopra. Sembra tipo qualcosa di caramellato, lo sento. Sento la mandorla. Brava. È mandorla. Mandorla. Ma niente di che comunque. Niente di che. Comunque dobbiamo iniziare sempre male. No, penso 5. Sì, 4 e mezzo. Abbondiamo. Io direi di proseguire con il dolce. Ok. Prendi la bomba, non la prendi? No, io penso che prendo la bomba. Ok, prendi la bomba, boom! Kinder Delizio al cocco. Il metodo originale, cioè il gusto classico, mi piace tantissimo. A me. Tutti l'hanno provata, ma... Vediamo un po', non c'è il cocco sopra? Ah, c'è dentro. Oddio, io me l'aspettavo. Pure sopra. Io. Oddio, che profumo, vai, spacca. Allora si presenta alla fine uguale alla Kinder Delizio. Sì, solo che vedi, tiene questo strato in mezzo. Wow. Un po'? Bellissima. Mi ricorda il Kinder Pinguì al cocco. Però non ho paragoni. No raga, è buonissimo. Buona. Veramente, no, vai. Veramente, veramente buona. La preferisco a quella classica, sono sincera. Mi piace tantissimo. Perché buona. Il cocco si sente, non è quel cocco finto, stucchevole, no. È proprio piacevole. Ma perché proprio non ce n'è tantissimo, quindi è piacevole come cosa. 8. Pure io. Ok, direi di andare un attimo al salato. Poi dopo facciamo bibite e ci lasciamo i due snack. Ok, quindi andiamo con un salato soft. Quello? Perché là, soft. Là non so. Perché sono mai sicuro. Ah, ok, allora facciamo questo. Ma è tipo questo. Ok, Ding Dong Mix Nuts. Giusto? No, c'è un mix perché ci sta il mais, gli arancini. L'abbiamo fatto vedere. Eccolo qua. No, ma questo. Questo si deve tagliare. Dopo 8 miliardi di tentativi, la signorina ce la fa. Che c'è? Vai, dammi la mano. No, che c'è? No! Che... Ma non si può prendere così. Proprio come sulla confezione. Allora,
Non so se allora, questi sono i piselli. Io mangio gli arachidi. Quanto buono. Salati. Oh, è buonissimo. Mais. Niente. Questo cos'è? Ceci. No, manda tutto insieme, è buonissimo. Non ci penso neanche. Ho acchiappato tutti. Cos'era questa, la fava? Non è buonissimo. Di te? Non ti piace? No. Cioè io sulla classica tipo che vado a scartare le cose. Però tutto sommato, salati sono buoni, però io non li mangerei. Io un bel 6 meglio di dare. 5. Ma non fa una. Ma non è niente di che alla fine. Okay. Abbiamo la bevanda? Sì. Energy drink. Non diciamo gusto perché oddio non è so niente di che, magari... però YouTube ultimamente, però... Che belle sabbie. Un drink. Chissà se c'è la caffeina. Ma sicuramente. Non si capisce la sabbia. Coffee. Oh. Coffee. Vino bianco. Vino bianco. No, è troppo... Un po' invecchiato. Alla nostra... È affrizzante. Ma lo sai che sembra? Buono. Non dico la cedrata. Tipo tassoni. Bravo, bravo. Un po' il tasso, un po' allora. Wow, pensavo che era. Ma te l'avevo detto che non era niente di che. Però è buona. Però è buona. A me piace. Perché è dolce. Però quel cosa un po' aspra. Sembra proprio il tassoni, bravo. Capisce. Non ho idea. Va oh, bene. È buonissima. Buona buona. Dai, un bel 6 e mezzo glielo do. Pure 7. Questo è il tuo e questo è il mio. Okay. Vai, vai col dolce. Ok, proseguiamo col dolce. Una bella. Una chicchina. Che poi questo secondo me è il primo, solo il primo video che è un po' smorto, perché poi tutte le cose belle. Sì, un po' movimentato. Nestlé. Cioccola. Non ho idea. Chips. Cioccolato bianco. Ma no, fai vedere questa rosa, cioè tipo, sembra tipo quei timbri. Marchio Nestlé. Prego. No! È un pacchone. Sono troppo curiosa, lo sai? Cioccolato bianco, suppongo, zingaro e biscotto. Prego. Oh, che bello odore di cioccolato bianco. Tutto cioccolato bianco. Pure qua sento tipo mandorla. Ma perché io? Onesta. Io il cioccolato bianco non lo sento. Non lo senti? La mandorla per la mano. Sento solo la mandorla. Se la capisci niente, aspetta. Sono contenta di non aver preso l'altro perché c'è il secondo suolo. Ok, questo. Essere... questo lo regaliamo. Sì. Anche che si è accorto. No, non ci siamo, NCS. È quella! No, no. Comunque, pensavo che fosse solo cioccolato bianco. E infatti tutto si sente tranne che il cioccolato bianco. Io avrei detto, no, se non avessi visto la confezione esterna, avrei detto, queste sono quelli, tipo quelli pasticcini alle mandorle. Stessa cosa, pasta di mandorle, come si chiama. Potresti pure brava che il ricoperto dentro c'è la pasta di mandorle. Poi c'è questa ricopertura al cioccolato bianco. Ma era il biscotto. Non lo so, non si capisce niente, io l'ho presa solo. Era qualcosa di natalizio. Non lo so, comunque. Allora, sinceramente non è male. Però mi aspettavo qualcosa in più. Però è buono alla fine. Questi sono belli a Natale, sfiziosi. Sì. Vediamo un bel 6.
Ciao, io salata, consoliamoci. No, comunque però sto fatto di sta mandorla non... due a me quei sapori con quel retrogusto di mandorla non mi piacciono. Due fatti. Ah, della Hers Sour Cream e Onion. Prodotto a casa. Per andare sul sicuro. Buono. Ha sempre un gusto. Quante ce ne stanno qua dentro? 5. Si vede. Si vedrà. Sì. Finita. Nata. Sono palline ricate tipo le ultime. Molto delicate, molto sottili. Non un po'. Sono uguali come sapore alle Pringles dello sono stesso gusto. Quello che sono ricate. Di questo marchio è proprio tante patatine buone. No, alla fine. Ma va. Però devo dire che la cosa più buona è stata la Gilder Dels. E la bevanda? Oddio, pure le patatine, ok. Cioè alla fine rimanente di... Bravo. Facciamoci l'ultimo sorso, su. Bene, speriamo che questo primo video di assaggio che voi vedrete a dicembre vi sia piaciuto. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao.